Su questi temi il confronto avviato, in particolare con il Parlamento e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, potrà offrire indicazioni importanti per contrastare fenomeni che chiamano in causa la responsabilità e l'impegno di tutti. Ma nonostante le difficoltà, e ce ne sono tante, comincia ad affermarsi il principio che non esistono zone franche nemmeno su internet, zone franche in cui sia possibile violare impunemente le regole. In seguito all'accertamento di pregresse violazioni abbiamo disposto nei confronti di Google una sanzione di 1 milione di euro e la società si è prontamente adeguata alle misure prescritte. Nei confronti della stessa è in corso un nuovo procedimento in coordinamento con le altre autorità europee, riguardante il complesso delle attività di profilazione degli utenti. E in questo quadro, la recente sentenza della Corte di Giustizia su Google Spain non solo ha spostato l'equilibrio tra potere della tecnologia e quella del diritto a favore del secondo, ma ha per la prima volta riconosciuto la competenza territoriale di un paese europeo e il conseguente necessario obbligo al rispetto della direttiva sulla protezione dei dati. In tale contesto va segnalato che Google e Facebook hanno recentemente manifestato la volontà di una nuova e profonda revisione delle loro regole per la privacy.